Al telefono con Fanpage Gabriella Friso dell'ASG di Sondrio, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, la prefettura di Sondrio ha emesso questa circolare, una circolare che fa molto discutere, l'abbiamo pubblicata su Fanpage, non si possono portare nei parchi pubblici i rifugiati e i profughi ospitati all'interno dei centri d'accoglienza. Questa è la cosa che più ci ha stupito, perché l'Italia è comunque una repubblica democratica e quindi ogni persona è libera di muoversi, di esprimersi, di fare delle cose da solo o in gruppo fin quando non viene commesso un reato. E quindi le indicazioni date dalla prefettura, e quindi ancora più grave questa cosa, vanno ad incidere su dei comportamenti che invece dovrebbero essere tutelati. Senta, secondo lei siamo di fronte a un provvedimento razzista? Allora, un provvedimento razzista è un provvedimento che sicuramente va ad aumentare quelli che sono gli stereotipi, i pregiudizi nei confronti delle persone che sono rifugiati. Potrebbe anche essere che fra i rifugiati ci siano delle persone che non meritano protezione ed è per questo che poi si va davanti alla commissione, si va in tribunale, eccetera. Ma non dimentichiamoci che queste persone sono persone che hanno subito delle violenze nel loro paese di origine. Se la prefettura avesse fatto una circolare in cui si diceva che tutte le persone mancine non possono andare in giro in gruppi di più di 5, la gente sarebbe scandalizzata. Ok? La stessa cosa, questa circolare l'ha fatto mettendo al posto delle persone mancine i richiedenti asilo. C'è un fondo di legittimità su base giuridica secondo lei? No, assolutamente no, perché ogni restrizione personale deve essere motivata e deve essere comunque riferita all'atteggiamento di ogni persona. Vi opporrete a questo provvedimento della prefettura? Assolutamente sì, noi stiamo preparando un documento che vada nel dettaglio a spiegare le violazioni di legge che questo provvedimento, questa circolare contiene. E poi comunque faremo una segnalazione sicuramente ad UNAR e sicuramente al Ministero degli Interni, perché non è pensabile, non è possibile accettare delle indicazioni di questo tenore. Perfetto, grazie a Gabriella Friso di essere stata con noi, alla prossima. Grazie a voi per averci dato questa possibilità di spiegare.